Allora, sono abbastanza facili però, Sì. eh. Allora, direi che per quanto riguarda gli up, metto il portiere. Io sono sempre molto critico con Handanovic, ma oggi nel primo tempo ha fatto una grandissima parata. Nel secondo c'è stata quella su Elmas. Io continuo a pensare, non ho visto i replay, che quello sarebbe stato fuori gioco perché la palla viene toccata da Osimhen. Però, non sapendo se è così o no, ha fatto un'altra grande parata su Elmas, salvando di nuovo il Anche secondo risultato. me, Filippo, sai, ne parlavo a casa, guardavo la partita e non mi capacitavo, cioè cercavo di tradurre questa azione. Anche per me sarebbe stato fuori gioco, però hanno ripreso dal fondo, Sì, giusto? Cioè dal calcio d'angolo. hanno ripreso dal calcio d'angolo, quindi non è stato dato il fuorigioco, Però. quindi la parata conta e 7 per Handanovic. L'altro up, Dumfries, che secondo me è stato il migliore in campo insieme ad Handanovic, una continuità pazzesca in tutta la partita, in una partita non facile per tutta l'Inter, 7. E poi il terzo ero indeciso tra Perisic e Dzeko, Perché ha fatto il gol? perché ha segnato comunque il gol dell'1-1 subito in apertura. Prediligo pe Dzeko proprio per questo, perché comunque il suo gol vale un punto e fa diventare una sconfitta un pareggio. Tra l'altro, un gol non facilissimo, 6,5 per Dzeko. E down sono tanti, perché l'Inter secondo me ha mancato con tanti singoli. Uno su tutti, Lautaro, che per me ha fatto una partita assolutamente Però insufficiente. tu lo penalizzi molto spesso, Lautaro, anche da No, non è Tottenham. vero. Cioè, se devo, io dico quello che penso Ha di fatto vedere. Cioè, il non cross penso di per il avere la pareggio. verità in mano, ti dico No. come le penso io. Lautaro, Filippo è obiettivo, non è come ragazzi, te e i ma milanisti che danno 8 perché ha fatto un cross o una rimessa laterale. non Anche mi perché il riesce a cross chiedere. ha Il cross di fatto un Lautaro cross è un cross decisivo. buttato in area, e cioè in 90 minuti stiamo parlando di un cross buttato in area che Dzeko sfiora con la testa, la palla va addosso a Di Lorenzo Sì, e Di certo. Lorenzo fa l'assist a Dzeko per il gol. Non fa neanche l'assist. È come dire che Di Marco nella Supercoppa con la Juventus ha fatto l'assist per Sanchez. Di Marco al 120esimo ha Esatto. buttato una palla in area di rigore, Alexandro ha fatto l'intervento, la palla è arrivata ad Darmian, Darmian l'ha toccata per Sanchez, gol. Ha messo una palla in mezzo Lautaro. Il Punto. rilancio 4 e di mezzo. Handanovic. Ok, 4 e 4 e mezzo, mezzo ottimo movimento. Lautaro. Çalhanoğlu oggi negativo. Si è visto Il poco tuo sia in Çala. Il mio Çala oggi male, sia in interdizione che in costruzione. Si è visto poco, si è proposto poco, 5. E poi De Vrij, meglio nel secondo tempo, però nel primo tempo fa l'errore del rigore, regala un'altra palla in area di rigore a Osimhen, non lo tiene mai. E nel secondo tempo, sul fuorigioco di cui dicevamo, che però non è stato segnalato e quindi probabilmente non c'era, e la parata di Handanovic, il tocco in spaccata che serve Osimhen davanti al portiere, anche se un po' sfortunato, è sempre di De Vrij. Quindi oggi dovrai molto male, 4,5 anche lui. Va bene, Ma abbiamo dato secondo la me, prima Fili, scusa pagina di. se posso Vai, intervenire. certo, Giacomo. Secondo me, dietro, adesso lui ha messo De Vrij, giustamente, perché poi sono tre che uno deve mettere, sia gli up che i down. Ne avrebbe messi di più comunque, Eh Filippo. sì, ma no, ma questo oggi l'Inter veramente dietro, i due centrali, sia De Vrij che Skriniar, dal mio punto di vista, oggi ha fatto proprio male. Molto falloso, Skriniar. Per esempio, Çalhanoğlu, ne parlavamo in diretta mentre Filippo faceva la cronaca. Nel primo tempo aveva toccato due palloni e nel secondo tempo uno forse. Oggi, per esempio, il termometro è Barella, che di solito Barella è uno che comunque il 6 te lo porta sempre via. Anche lui oggi non stava bene. Proprio negli scontri diretti, l'abbiamo discusso anche durante la partita, negli scontri diretti l'Inter, specialmente nel primo tempo, l'ha persi tutti. Sì. Perciò sono d'accordo su quello che ha detto Filippo, perché comunque Dzeko davanti non l'ha mai presa, ma lui si è creato il gol in pratica. Ha avuto Certo. fortuna, ma lui è stato bravo a farsi trovare lì. Certo. Massimo, tu l'hai seguita la partita? Sì. Sì, Sei d'accordo ho con. visto. Ma io, a parte che ho sempre pensato che l'Inter, anche se fosse venuta fuori da queste due partite, cioè dal derby a questa di Napoli con due risultati negativi, la confermo ancora come la squadra più attrezzata per arrivare a vincere alla fine. È certo che forse mi sarei aspettato qualcosina in più, soprattutto paradossalmente in questa partita che è stata pareggiata e non in quella nel derby che è stata persa. Quindi credo che oggi l'Inter, secondo me, è stata un po' al di sopra che erano le mie aspettative, perché sicuramente il Napoli aveva la possibilità di dare una, diciamo così, anche una piccola svolta al campionato,
E invece, secondo me, l'Inter ha retto bene, nonostante, come giustamente ha detto Tramontana, oggi il primo tempo è stato praticamente quasi tutto del Napoli, e anche se nel secondo tempo l'Inter è venuta fuori, ha pareggiato, alla fine poi ancora un paio di occasioni, forse una, il Napoli l'ha avuta per vincere la partita. Non lo so, non so che giudizio dare a queste due partite. Insomma, in due partite la capolista che fa un punto, sicuramente in scontri diretti importanti, però mi aspettavo una spallata al campionato. Ribadisco, secondo me è sempre la favorita per me, ed è la più attrezzata per arrivare fino in fondo a vincere. Ora vediamo cosa dirà però poi il campionato. Ricordiamoci comunque l'Inter, ormai, a parte forse la Juventus, ma le ha già incontrate tutte le squadre che stanno là. Sì, la Roma manca, la Roma-Milano. Quindi, ma la Roma non la metto, secondo me, nelle grandi. Diciamo che nelle prime cinque metto ancora la Juventus, che adesso si è anche rinforzata, ma esatto, c'è solo la Juventus che deve affrontare. Ormai ha già giocato con tutte, quindi sì. Non mi sembra una squadra, poi sicuramente Tramontana si toccherà, però non mi sembra una squadra che di possa cui perdere dei punti con... sì. Tra l'altro, scusa, faccio una comunicazione di servizio. Foschini non si sente, io parlo e c'è il ritorno in cuffia, quindi faccio fatica a parlare, perché parlo e immediatamente dopo mi ritorna la mia voce, quindi allora, faccio fatica a fare un discorso. Facciamo così, noi adesso andiamo in pubblicità, Massimo, e cerchiamo di sistemare il collegamento. Tu, Paolo, volevi aggiungere qualcosa agli up and down di Filippo, giusto? Gli up di Filippo sono perfetti, darei anche un mezzo voto in più per quella parata a terra bellissima col piede che ha fatto sul suo palo Handanovic, quindi sono d'accordissimo. Tolto Lautaro, che non è stato il peggiore secondo me in assoluto, 4,5 a Lautaro, non solo per il cross, anche per il movimento che ha fatto, spesso i movimenti davanti permetteva a Dzeko anche di liberarsi, si portava l'uomo nelle poche volte che l'Inter nel secondo tempo specialmente ha giocato, sono giusti anche i down. Beh, sì, però Paolo, scusa, prego. Interrompo un attimo su Lautaro, giusto perché non la vediamo nella stessa maniera. Io credo che un giocatore come Lautaro, che è in questo momento uno delle stelle della squadra, pagato con rinnovo di contratto come uno dei giocatori più importanti della squadra, anzi il più importante della squadra dopo l'addio di Lukaku. Credo che da lui, al di là del cross in mezzo che porta al gol di Dzeko, perché non è neanche un assist quello, è una palla buttata in mezzo, non si può premiare un giocatore per un movimento e una palla buttata in mezzo, non è il primo panchinaro che entra per cercare, certo, il colpo della disperazione. È Lautaro Martinez. Se Lautaro Martinez è in pausa dalla squadra da 5, 6, 7 partite, è una riflessione va fatta. Cioè, è lui che si deve svegliare. Non siamo noi, sì, che dobbiamo dargli 6 perché ha buttato, vero, una palla in mezzo. Vero, ma non è stata la peggiore oggi di queste 5-6. Stiamo parlando di Lautaro. Cioè, se stessimo parlando di un ragazzino della primavera, io ti direi, sì, cavolo, questo è entrato, ha buttato dentro una palla, ha avuto il coraggio, però, di proporsi, a me non so, e buttare e quindi... in mezzo. Però, ma qui stiamo parlando di Lautaro che non si è visto in un big match, non si è visto neanche col Milan. Sarà stanco con l'Argentina, fai i numeri, torna qua e fa fatica. Sai cos'è il problema? Cioè, un giocatore del genere, dal mio punto di vista, può anche fare una prestazione non all'altezza, però comunque tiene palla, fa salire la squadra, tiene impiegato la difesa avversaria, cerca di... Giustamente oggi, io l'ho visto un po' come l'ha vista Filippo, oggi per esempio gli arrivava la palla nell'1-2, la dava sempre non a loro, mai. Cioè era in difficoltà. Non sarà un po' arrabbiato per la multa dei 10.000 euro che gli hanno... No, Barbara, guarda. È una battuta, sì, anche perché è talmente ridicola la multa per le sue tasche, secondo me. No, a parte la multa, però il discorso è che oggi, secondo me, oltre a Lautaro, un po' tutti, prima parlavamo di Barella, no? Che di solito Barella il 6 se lo porta sempre a casa, però Lautaro, tornando su Lautaro... È un giocatore che comunque lì davanti, nel momento in cui non è che ti deve, se ti fa gol tutte le volte va benissimo, per lui, per l'Inter e i tifosi, ma magari non fa gol, però ti fa salire la squadra, tieni impegnato la difesa, certo, avversaria. Oggi ogni volta che arrivava la palla senza avversario vicino, nello stop la dava all'avversario, non stava bene oggi. Comunque sono d'accordo con i centrali, perché sia De Vrij soprattutto che Skriniar, ma De Vrij soprattutto, hanno lasciato desiderare, non solo per il rigore che ha causato De Vrij, ma per tantissimi
particolari. No, però Paolo, sai cos'è? La cosa, io l'ho detto a fine partita, dal mio punto di vista, dopo questa prestazione la cosa positiva è che ha portato a casa un punto. Non sarà però dopo una prestazione del genere, che tutto il collettivo, che si parlava negli scontri diretti, forse l'unico ma che ha vinto favorita, però, lo scontro, no, ma non c'è, io parlo della partita di stasera, di oggi pomeriggio. Negli scontri diretti, quando tu vinci solo con Dumfries, forse, che è stato l'unico che ha messo in difficoltà la difesa del Napoli, cioè porti a casa un punto, secondo me è tanta roba. Esatto, certo, anche perché è andata bene, ha due punti sul Napoli in questo momento, che sono tre poi virtualmente, perché gli scontri diretti li ha vinti, no? Sta un po' gongolando in questo momento il Milan. Io sono il primo a criticare, scusa Barbara, sì, no, solo per replicare. Io sono il primo a criticare la prestazione dell'Inter. Detto questo, stiamo parlando di un Inter assolutamente sottotono. Sì. Che nonostante sia sottotono, non è che è stata bombardata dal Napoli dal primo all'ultimo minuto. Al secondo tempo ha giocato, secondo me, meglio del Napoli. Sì. E ha portato a casa un pareggio, non si è fatta battere, dal Napoli in casa sua. Quando il Napoli aveva la possibilità di vincere, superare e ad oggi rimanere prima in classifica in attesa del Milan. Quindi stiamo parlando di una squadra Benissimo. Che è in piena... tra virgolette difficoltà fisica e forse sta rifiatando in questo momento, però pareggi a Napoli, infatti, capito? 1-1, ma questo non si discute, è quello che sul tale è positivo per l'Inter, quello è un pro, cioè bisogna vedere che l'Inter sta facendo fatica ma non perde. Quanto diceva poco fa Massimo è anche vero, in sostanza è un momento particolare nel quale l'Inter lo sta gestendo benissimo e rimane la grande favorita. C'è solo 2-3 partite un po' più complicate, se non si complica la vita da sola da questo punto di vista arriva al traguardo, secondo me, tranquillamente. Ma poi comunque devi anche mettere in conto che in questo campionato tutte le squadre prima o poi hai dei momenti di calo. Un piccolo cedimento. Le hanno avute tutte, chi non l'ha avuto lo avrà, ma non per qualcosa, perché comunque i giocatori fanno dei viaggi per le nazionali, sono sempre in aereo, giocano con la nazionale, giocano ogni 3 giorni qua in Italia, o per la Champions, o per la Coppa Italia, il campionato. Automaticamente fanno fatica ad allenarsi, l'abbiamo visto tutti. Comunque, se non ti alleni, sei anche a rischio di infortuni. Perciò le prestazioni che vedi, esatto, le squadre che vanno a 1000 all'ora, secondo non me puoi pretenderle sempre. Comunque hai quelle 2, 3, 4 partite dove magari c'è. Ma prima o poi, nell'arco del campionato, Barbara, sesta, tutte le squadre hanno questo calo. Ma è matematica questa. Certo. Era la 24esima partita perché era deve recuperare con Bologna. Ha fatto solo 2 sconfitte. Il rimonta entrambe, era in vantaggio sia col Milan che all'Olimpico con la Lazio in settembre. Tolte queste 2 partite, ha sempre tenuto a banco, tolta un po' di, parlavo di rifiatare in questo momento, un po' di sofferenza col Venezia, che ha vinto in rimonta al 91esimo, e poi il derby che per 70 minuti e passa ha dominato, facendosi poi ribaltare dal 1-2 soltanto negli ultimi 20 minuti. Oggi ha gestito benissimo, tutto sommato, il secondo tempo. Credo che calendario alla mano, tolto il 3 aprile che c'è l'incontro a Torino alla Juventus, forse qualche trasferta un po' insidiosa a Torino col Toro, ma ci deve andare pure il Milan, ci deve andare il Napoli. Ma certo, tutte. Voglio dire, non vedo grandi difficoltà. Ma abbiamo anche gli up and down ovviamente per il Napoli, che ci ha lasciato il nostro Gianluca Vigliotti, quindi lo guardiamo subito in grafica. Vediamoli. Vediamo cosa ha fatto il buon Gianluca. Il gufo. Allora, 7,5 per Koulibaly. Siete d'accordo? Io gli avrei, posso dirti, Barbara? Sì. Io dopo la partita gli avrei dato 9 a Koulibaly. Koulibaly ha fatto una partita oggi incredibile. Non ha sbagliato niente. Quindi anche un 8, come diceva Filippo. Ha salvato 2 volte il risultato. Una volta su Dumfries, che gli ha chiuso il cross di Perisic, che Dumfries era solo davanti al portiere. E alla fine su D'Ambrosio. D'Ambrosio ha questa palla filtrante, mi pare, di Barella. Non mi ricordo esattamente, dal limite dell'area di rigore, con tutti sulla linea dell'area di rigore tra Napoli e Inter, questa palla filtrante, D'Ambrosio si smarca e davanti a Ospina va in allungo, da dietro arriva sto gambone che in spaccata gli toglie la palla. Una partita oggi pazzesca, veramente, ha fatto degli interventi paurosi. Mi ricordo. Andiamo avanti con gli up and down, guardiamoli in grafica, poi 7 per Osimhen, siete d'accordo? Massimo, sei d'accordo intanto per queste votazioni di Gianluca Vigliotti? Sì, in linea di massima sì. Io credo però che sul discorso che facevate prima, che faceva prima anche Giacomo, è vero che il campionato è lungo, che si trovano sicuramente difficoltà. Ecco, c'è da dire una cosa, che l'unica difficoltà che l'Inter non ha ancora trovato è quella di avere fuori
magari dei giocatori importanti. Questa non l'ha mai passata questa difficoltà, perché grazie, non lo so, sicuramente anche un po' alla fortuna, non ci sono mai stati giocatori che sono stati fuori per infortunio, eccetera, eccetera. Mentre le altre squadre, secondo me, hanno passato dei momenti in cui il Napoli, in modo particolare, e anche il Milan, hanno passato momenti con tanti giocatori fuori. Il Milan ha fatto 8 partite con 9 giocatori assenti, 9. 9 giocatori, aspetta, però quali? Perché, perché esatto, se facciamo 5, il numero, allora anche l'Inter può dire che non ha Correa, no, 5-6 titolari, il Milan, Sanchez non ha... 5-6 titolari, sì, ah, però 5-6 titolari, 9 comprese anche le riserve, guarda caso. Abbiamo avuto 2 centrocampisti in Coppa d'Africa e 2 infortunati contemporaneamente. Abbiamo avuto 2 difensori centrali, abbiamo dovuto inventare Gabbia, Kalulu addirittura, cioè. Ma un po' tutte, anche la Juventus è stato un periodo dove aveva fuori un sacco di giocatori titolari, parlo, eh. Ma certo, ci sono passate un po' tutte. Però può essere anche un merito, io ho sempre detto, perché gli infortuni muscolari, 38 infortuni, in Milan poi ho perso il conto fino a un mese fa, possono essere anche figli di errori di lavorazione o di gestione particolare del pool tecnico atletico della società, perché non si spiega diversamente. L'Inter non li ha avuti questi infortuni. Al di là di questo. Beh, noi non ne abbiamo avuti tanti insieme, però i nostri ne abbiamo avuti anche noi, eh. Cioè adesso Bastoni oggi non ha giocato, c'è la caviglia andata. Era squalificato. È anche squalificato. Era squalificato, ma era infortunato. Sì. Comunque l'infortunio, adesso va bene, allora uno che si infortuna è squalificato, allora sei infortunato. Ha accumulato. Andiamo dire. Avanti con la grafica e gli up and down. Siamo sfigati noi. Allora, Insigne 7, quindi questi sono gli up. Koulibaly, Osimhen, Insigne. Invece giù ha messo Elmas 5,5 e Mario Rui 5,5. Cosa ne pensate? Sì, Mario Rui secondo me è giusto perché, come dicevo prima, Dumfries dalla sua parte oggi è stato una spina nel fianco. Perciò credo sul discorso di Mario Rui sono d'accordo, perché l'Inter in quella zona di campo comunque è stata superiore. Insigne 7 non lo so. Anch'io non sono tanto d'accordo, Filippo. Cioè ha fatto il rigore. Ha battuto il rigore. Ma la parità di Insigne è finita lì. Cioè, io mi ricordo il Napoli pericoloso con Osimhen, no, ma sì. Se devo pensare a Insigne, mi ricordo quella mezza girata altissima, poteva fare assolutamente meglio Insigne in quell'occasione, vero. Magari non fare gol, ma sicuramente fare meglio, e mi ricordo di pericoloso del Napoli il tiro di Elmas e il palo di Zielinski. Ma per esempio a me è piaciuto molto Di Lorenzo del Napoli. Di Lorenzo? Io di Lorenzo, Insigne, non credo siete che tanto Insigne d'accordo. Gli abbia dato il 7 per il gol su rigore, perché lui ha detto che ha avuto le palle di tirarlo in una situazione non facile, quindi probabilmente il 7 è per quello. Però secondo me Insigne si è fermato a rigore. Io non ho più visto. Sono d'accordo con il bravo Gianluca Vigliotti su Koulibaly e Osimhen. Ci sono altri, mentre sono d'accordissimo sull'Elmas 5,5, perché Elmas è stato richiamato in continuazione da Spalletti, aveva preso il posto di un Politano che stava su quella fascia destra, insisteva molto con dei cross che poi sono mancati, ma più che altro lui si accentrava eccessivamente, lo richiamava Spalletti, non ha fatto poi la doppia fase nel modo in cui era richiesta. E senz'altro Elmas è uno dei peggiori in campo. Bene, invece su Insigne anche tu hai qualcosa da dire sul set? Ho visto altri oltre Insigne, sinceramente, che hanno giocato. Zielinski ad esempio è stato molto importante sotto l'aspetto tattico, perché nel momento in cui l'Inter aveva palla, era in possesso di palla, andava a uomo su Brozovic, perciò andava bene, a cercare di offuscare il regista della squadra avversaria. Visto ha bene, fatto una buona gara secondo me, perché comunque andando su Brozovic l'Inter, non so se è stata quella la mossa, però lui si è impegnato lì e si è sacrificato in quella situazione, perciò dal mio punto di vista ha fatto un'ottima partita. Ma a me è piaciuto molto Lobotka ad esempio, eh. Dopo continuiamo a parlarne, perché noi abbiamo la pubblicità. Quindi Filippo, comunque grande maturità di squadra secondo Farris, ti piace lui? Sì, vabbè, sì, lui è il vice di Inzaghi, è la seconda o terza volta che lo sentiamo da inizio campionato, mi sembra uno con le idee chiare, poi è chiaro, stiamo parlando, lui fa un po' il portavoce, no, di Inzaghi, certo, che oggi era squalificato. Sì, sono parzialmente d'accordo, non lo so quanto mi sentissi sicuro io vedendo la partita di poter provare a segnare il 2-1 con spensieratezza, nel senso che comunque ogni azione d'attacco dell'Inter poteva essere esposta a un contropiede del Napoli,
quindi tu provi magari a fare il 2-1, però rischi nel contempo, se non lo fai, di prenderlo il 2-1. Certo. Quindi da quel punto di vista la vedo in maniera un po' diversa, anche se è vero che ci si poteva provare, magari ci abbiamo anche provato, però ci ha provato anche il Napoli. E, sul resto, sì, oggi secondo me la gestione nel secondo tempo dopo l'1-1 è stata buona, se la consideriamo, se la paragoniamo alla gestione degli ultimi 15 minuti col Milan, quello sì. Paolo? Sì, sono d'accordo con quanto diceva Ferris. Effettivamente l'Inter ha tenuto palla, ha fatto la partita nel secondo tempo, dopo aver subito il primo tempo del Napoli. Ha gestito bene la partita, ha imparato la lezione del derby in cui era stato un po' arrogante perché troppo forte per 70 minuti, aveva dominato, poi si è fatta ribaltare in 20 minuti perché al 70esimo incominciano oggi altre partite, una partita diversa, c'è sempre una partita nella partita, quella che comincia al 70esimo minuto. E quindi è vero, oggi l'Inter non mi è dispiaciuta nel secondo tempo, perché ha tenuto, è riuscita a gestire la partita. Il Napoli giocava in contropiede, infatti in contropiede ha sfiorato il gol un paio di volte. Ti interrompo perché Filippo ci dà un aggiornamento a Torino. Sì, che non farà piacere a Giacomo perché, e neanche a me, perché ho Milinkovic Savic in porta al fantacalcio. Ha pareggiato il Venezia con Okereke, se non ho visto male. Buona azione sulla destra, passaggio filtrante, cross sul secondo palo, tutto solo Okereke di testa batte Milinkovic Savic che era sul, forse qua Milinkovic Savic su questa palla alta, visto che è alto 2 metri e tanto, poteva andarla a prendere, invece sì, si fa scavalcare da questo pallone, però sua. Veloce, no, Okereke sul secondo palo, porta vuota. Secondo me Singo doveva star sull'uomo. Certo, invece è andato sul portiere. Però lui aveva la possibilità di uscire. Detto questo, vabbè. No, io invece Barbara non sono tanto d'accordo, perché nel secondo tempo l'Inter è uscita, perché il Napoli comunque ha corso di più nel primo tempo, ne aveva meno nel secondo tempo e ha cercato di star lì per ripartire. Perciò l'Inter Abs, non ha è... segnato Abs, non Okereke. Ok. Abs. L'Inter che ha preso in mano le redini del gioco non mi è sembrato. Mi è sembrata una partita molto tattica nel secondo tempo, dove il Napoli ha atteso l'Inter. L'Inter chiaramente aveva più campo, però che l'Inter aveva in mano la partita nel secondo tempo non mi sembra. Però sai, l'allenatore comunque dell'Inter deve dire queste cose. Va bene così. Antonio, secondo te... Però nel secondo tempo l'Inter, dopo aver trovato il gol anche con un pizzico di fortuna, che ci sta, ci mancherebbe, cioè ha rimesso in ordine i conti del risultato, io dico che sostanzialmente è un pareggio giusto. E fondamentalmente, scusate, anch'io adesso mi sento malissimo, e dicevo che l'Inter ha provato, poi probabilmente si è anche spaventato un po' il Napoli e quindi ha provato a fare un po' di più la partita, si sono allungate le squadre, sentivo anche la cronaca del telecronista che aveva la percezione sicuramente più attenta, più realista di quello che capitava sul campo. Mi sembra che il risultato sia giusto, un tempo a testa che l'Inter abbia dimostrato non forza, non il buonissimo momento, ma sicuramente di avere anche qualcosa di più per recuperare, quando recuperi queste partite, perché dimostri anche di avere qualcosa di più, onestamente. E poi dico, sono d'accordo col vice di Inzaghi, che rispetto molto perché non è un semplice portavoce, mi sembra che riesca a trasferire anche molto di quella che è una idea di calcio che forse ha acquisito e ha imparato e si porta dietro da quando segue Inzaghi. Dico che l'Inter ha fatto bene, come dice lo stesso vice, ma fondamentalmente che per un motivo. I cambi mi sembrano più oculati, mi sembrano un po' meno non dico improvvisati, ma certamente oculati per dare carica, per dare forze, per mettere forze fresche in campo e soprattutto per tenere ordine in una squadra a cui è bastato mantenere l'ordine. Paolo, scusa, posso fare la domanda? Paolo, ma nel secondo tempo, no? Quando dice che aveva in mano la partita, mi senti Paolo? Nel secondo tempo, sì, adesso sì, bene. Nel secondo tempo, no? Quando dice che l'Inter ha avuto in mano la partita in un certo momento, io non mi ricordo un'occasione dell'Inter nel secondo tempo. Nel secondo tempo. Ma io penso che, guarda, no, però ma ho avuto anch'io quella percezione. Scusa Paolo, ti dico allora, una cosa velocissima. Secondo me nel secondo tempo, a un certo punto, mi ha dato l'impressione, vedendo la partita, poi magari mi sbaglio, che a tutte e due le squadre stava bene così. Anche perché il Napoli, come detto prima, si è ritirato. Però, e l'Inter ha giocato, ma occasioni vere, io non me le ricordo nel secondo tempo.
Allora, se ragioniamo sulle occasioni, ne ha avute 4 tiri, 2 nello specchio della porta, sono andato a rivedermi i numeri, poi alcune me le ricordo. Okay. L'Inter, 2 tiri di cui uno in porta e portano la firma di Dzeko, a cui farei un... No, in generale, nella partita. Però sono state due occasioni che non sono stati dei tiri in porta, ma che potevano essere più pericolose di un tiro in porta dalla limite dell'area di rigore. Esatto, per me nel secondo tempo la percezione, ripeto, la percezione, che a volte vale quanto quello che vedono anche gli allenatori, ritengo, è che l'Inter abbia spaventato subito col gol del pareggio, un po' il Napoli. Poi le due squadre sul finire si sono accontentate, ma io ho avuto la percezione che non passano dalle occasioni gol o il resto, ma che l'Inter tentasse qualcosa di più per provare a portare a casa la partita. Poi si sono accontentate, naturalmente, due squadre forti che meritano la posizione che hanno in classifica. Ma io gol fortunoso che dice Antonio, è vero, è una carambola molto fortunosa. C'è una sequenza di situazioni. No, ma hai ragione, la carambola è fortunosa, c'è niente da dire. Hai ragionissima, dico solo che anche il tiro che va sotto la traversa e va dentro. Sì, no, dico che anche il gol del Napoli è un episodio, non è fortunoso, però deriva da un'ingenuità clamorosa di De Vrij che va a fare un pestone. Beh, quella è un'azione di gioco, lì ci sono delle situazioni, ce ne sono tre di conseguenza. È un cross in mezzo innocuo, la palla sta uscendo dall'area di rigore dall'altra parte, Osimhen non ci arriva mai e De Vrij va a commettere un errore, secondo me, clamoroso per un errore per un giocatore della sua importanza. Ha dormito un po' lì. L'errore è un regalo quello di De Vrij. Cioè, del gol dell'Inter dov'è? L'errore. Cosa? Cioè, per me ci sono c'è una sommatoria di fortune che portano a un giocatore intelligente perché nel voto che gli date, io gli riconosco questo aspetto a Dzeko, spesso e volentieri era l'uomo che ha dato, che arretrava, andava a prendersi i palloni come spesso fa nelle partite dove si porta via i giocatori, cioè lo ritengo un giocatore, una pedina molto utile anche per il gioco dell'Inter, quindi dico fortunato, ma la fortuna ce l'ha chi, cioè non voglio dire che è pura fortuna, dico che è stata una sommatoria di situazioni che gli portano anche a calciare da un passo verso l'altro, prende la traversa. Peraltro Dzeko sta segnando in gennaio, febbraio, che a Roma non succedeva, a Roma andava in letargo in questo periodo, forse perché a Roma già si intravede la primavera. Invece a Milano fa ancora freddo. Quindi. E quindi si tiene sveglio. Massimo, sì. Ti vedevo che facevi pollice su così ad Antonio. Ebbene, un campionato comunque dai, abbastanza vivace, no, direi questo. Questo. Su quello che ha detto adesso sono d'accordo, perché comunque ha detto bene, non dovevano essere preoccupati prima, figurati adesso, anche perché comunque anche le altre squadre devono giocare, dipende cosa faranno. Non ci dimentichiamo che l'Inter comunque non è che ha già vinto, però ha una partita in meno. Ricordiamolo, perché poi non sembra. Adesso ti devo dire, Barbara, sono d'accordo, perché ha detto delle cose che mi trova veramente d'accordo. L'Inter peraltro le ammazza le squadre che giocano sulla fascia destra del campionato, fino adesso almeno. Le ha sempre ammazzate subito. Insomma, mi pare che l'ultima l'aveva vinta al 90esimo. Tolto il Venezia. Con l'Empoli abbiamo vinto. Abbiamo detto che sta venendo ai supplementari. Ma l'Empoli è Coppa Italia. Tutta un'altra cosa. Vabbè, il campionato le ha sempre messe all'angolo completamente, tolto il Venezia, ma il Venezia lo stiamo vedendo anche stasera a Torino, è una squadra che ultimamente sta giocando molto molto bene e soprattutto l'Inter sta in una fase ovviamente leggermente di flessione, di stanchezza. Questo è vero, però l'Inter ritengo che ha ragione, dimostra di essere il secondo di Inzaghi, non un secondo qualsiasi, molto saggio, perché proprio questo, il campionato si decide con le squadre. Scusami, non Paolo, con posso dirti una cosa velocemente? Non voglio. Sono bruciato con ragazzi, noi quando parliamo di secondi, il secondo sta 24 su 24 con l'allenatore in prima. Esattamente. Oltre non è a stare sul campo, ora. Sta anche poi la sera, a cena. Vive quotidianamente, perciò dopo tanti anni che stanno secondo, assieme. Perché tante volte dici il secondo, chissà. No, il secondo, oltretutto, è quello che deve stare ancora più. No, ho capito, perché anche prima, no? Si parlava del secondo, Paolino mi sembra che l'ha detto. Sì. Il discorso è che il lavoro del secondo è fondamentale, perché è quello che deve dare dei consigli tante volte all'allenatore in prima. Perciò devi essere sul pezzo 24 su 24. Però nell'intervista di oggi, stai scherzando? Nell'intervista di oggi mi è sembrato molto saggio, non solo sul pezzo come giustamente dice. Poi è un ragazzo intelligente. Ma anche molto saggio, molto intelligente, molto conoscitore anche della psicologia del Paolo, campionato. Lui arriva dal settore giovanile del Torino, scusa, non a caso. Sì. Massimo, prima ti cercavo ma eri frizzato. Siccome ti vedevo che commentavi quello che stava dicendo Antonio, vai.
Io non sono d'accordo con quello che ha detto Farris. Io adesso la seconda parte della sua intervista non l'ho sentita. Quella per cui Giacomo era d'accordo non l'ho sentita. Io sulla prima non sono d'accordo. Io credo che ha visto un'altra partita, perché dire che probabilmente hanno dimostrato anche che potevano alla fine usare qualcosa per vincere. Io credo che se nel primo tempo ci fossero stati due gol di scarto e fosse finito il primo tempo 2-0, non ci sarebbe stato niente da dire. Quindi io ho trovato più ragionevole il discorso fatto da Inzaghi nel derby, dove io finisce il derby e ti dico: sono convinto che l'Inter ancora di più oggi può fare qualcosa di importante, può andare a vincere il campionato, indipendentemente dalla sconfitta. Oggi, paradossalmente, l'ho detto all'inizio trasmissione, esco dal campo e mi porto a casa solo il punto. Poi uno dice, vabbè, è già tanto. Sì, però non è un punto a 3 giornate dalla fine. È un punto dove ne mancano ancora non so quante. E ha detto bene Filippo, attenzione, perché è vero che a oggi l'Inter, le squadre dall'altra parte della classifica, le ha ammazzate tutte. È vero, ma è anche vero che adesso le squadre dall'altra parte della classifica daranno del filo da torcere a tutte, perché lo sai benissimo anche tu, Giacomo, che alla fine del campionato, nel girone di ritorno, nelle ultime 10 squadre che sostanzialmente sono nettamente inferiori ti danno sicuramente del filo da torcere in più, perché il cerchio si stringe e chi si deve salvare e chi deve andare in Champions e chi vuole l'Europa eccetera eccetera diventa, secondo me, sempre più difficile, le forze diventano sempre meno e si alza sempre di più la pressione. Quindi io credo che è vero che la statistica dice questo, però poi giustamente ha detto Filippo, attenzione, perché col Venezia abbiamo vinto al 90esimo e con l'Empoli siamo andati ai tempi supplementari, quindi non è detto che poi se incontri il Sassuolo o se incontri la Fiorentina vinci sicuramente la partita. Questo naturalmente vale anche per le altre, certo, per l'amor di Dio. Vale per tutti. È vero. Beh, a Spalletti quindi è andata benissimo così il risultato. No, era a me sembra contro una velata critica alla propria squadra. Cioè, lui ha detto l'Inter è una squadra che sa sfruttare determinate occasioni perché sa cosa fare in quelle determinate occasioni e non è un caso che abbiano vinto il campionato l'anno scorso e anche quest'anno siano lì in testa alla classifica con solo 2 partite perse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi pare che lui stia facendo sì un complimento all'Inter, ma stia mandando un messaggio in diretta alla propria squadra che oggi aveva la possibilità di ammazzare la partita nel primo tempo e non lo ha fatto, concedendo all'Inter la possibilità di rientrare. Stessa cosa che l'Inter ha fatto nel derby. L'Inter nel derby nel primo tempo poteva ammazzare la partita, vinceva il primo tempo 1-0, ma poteva essere tranquillamente, Paolo me lo può anche dire, da milanista, che poteva essere 3-0, poteva chiudere la partita. Non lo ha fatto neanche nel secondo tempo e negli ultimi 15-13 minuti. Quando inizia un'altra partita, al 70esimo sempre, inizia sempre un'altra partita. È un'altra partita quella, dal 70esimo al 90esimo. Sono d'accordo in questa chiave di lettura su Spalletti. In realtà il Napoli nel secondo tempo le ripartenze ne ha fatte ben poche, palla solo a Osimhen, solo nel deserto del mercato. Sì, è vero. Solo Osimhen. No, io però dico, Paolo, che il discorso che ha fatto Spalletti non vale solo per l'Inter, che è campione d'Italia, la squadra che comunque è in testa alla classifica, che ha dei giocatori in ogni reparto che hanno delle qualità straordinarie, però anche in altre squadre. Tu prendi, non so, la Juve prima che arrivasse Vlahovic, comunque poteva farti gol Chiesa quando c'era Chiesa, prima di farsi male, magari giocava male, ma ti risolverà la partita. Però vedevi i numeri, c'era solo lui. La Juve ha fatto 25 gol meno dell'Inter. Sì, però io sto dicendo, oggi giocava per esempio la squadra che ha fatto più gol contro la difesa che ha preso meno gol. Sì. E non a caso comunque è stata ha vinto il Napoli, secondo me, sotto questo punto di vista, non la partita, perché la partita è finita 1-1, però comunque la difesa del Napoli è una difesa di tutto rispetto, non a caso è quella meno battuta, mi sembra che abbia preso 17 gol con quello di oggi, perciò 20 però no, ma ho capito, però sai, l'Inter comunque è campione d'Italia, sono d'accordo con Spalletti su quello che ha detto, però il discorso è che secondo me in Serie A, specialmente le prime 4, hanno tutti dei giocatori che anche se giocano male quella partita
ti può risolvere la situazione. Poi ci sono quelle come l'Inter che ha, ne ha di più di un giocatore, perché l'Inter veramente anche Lautaro oggi abbiamo detto, sia io che Filippo, che stavamo facendo la cronaca, Lautaro non l'ha mai preso, però è un giocatore che da un momento all'altro non la prende mai e ti fa il colpo, perché comunque le qualità ce le ha. L'Inter forse rispetto ad altre squadre ha ancora più giocatori, però sotto questo punto di vista. Ha una rosa un Spalletti po' più completa. Era un pizzico insoddisfatto, lo diceva, era anche un po' ironico come al solito sempre lui, perché il maestro voleva vincere giustamente. Senz'altro voleva qualcosa di più della sua squadra, voleva qualcosa di più da Elmas che richiamava sempre durante la partita, voleva anche qualcosa di più. Ma secondo me Paolo, te hai visto la partita, Osimhen secondo me ha dato veramente tanto, quello che dal mio punto di vista poteva dare di più era Insigne. Perché anche secondo me tolto il rigore, infatti che gli avete abbassato il voto di davanti, ha lasciato Osimhen contro la difesa anche dell'Inter. Anche due mediani davanti, Lobotka e Ruiz, Fabian Ruiz, sono stati fantastici nel primo tempo, nel secondo non sono esistiti più. Infatti ha fatto entrare Anguissa per Ruiz a un certo punto, proprio perché non riuscivano più a fare la doppia fase. Sì, ma nel secondo tempo secondo me è calata anche fisicamente il Napoli, perché comunque, come dicevamo prima, ci sono delle squadre, sono dei giocatori che sono arrivati 48 ore prima facendo 20 ore di viaggio, giocando 2-3 partite di seguito. Perciò ti dico, è un campionato un po' anomalo, se vogliamo, perché comunque ci sono dei giocatori assolutamente giocano 3-4 volte alla settimana, viaggiano, però per noi è più divertente. Pensa a quello dell'anno prossimo di campionato. Cosa, Massimo? Pensa a quello dell'anno prossimo di campionato, che si fermerà dal 1° novembre per 2 mesi, credo, se non sbaglio. Sì, dal 13 novembre. Dal 13 novembre ormai che ai primi di gennaio. Ormai che i campionati siano diventati tutti anomali, credo che ormai sia lo si sa già da prima che inizi il campionato, che i campionati sono anomali. Da quando poi c'è stato il Covid, certo, non c'è più niente di normale, c'è tutta un'anomalia, e l'anomalia ci sarà ancora di più l'anno prossimo, che ci sarà questa super sosta, per cui non so neanche i calendari come saranno selezionati o come saranno disposti, perché con questo mondiale tra virgolette strano, che non lo so, credo che il calcio stia cambiando, e non sicuramente in meglio. Questo ha ragione, però io ti dico che noi che facciamo comunque il dopo partita o commenti durante la partita, dici, ma come mai le due squadre vanno a 1 all'ora, non vanno a 100 all'ora, i passaggi sono lenti? Cioè, comunque, anche se sappiamo che, perché lo sappiamo che questo campionato è così, però tu comunque quando fai dei commenti sulle partite dici, ma come mai vanno piano? Ci sono delle partite che comunque il ritmo è basso, e ci sono delle partite comunque sono state anche alte, ma non per 90 minuti. Questo è il campionato che lo stiamo vedendo quest'anno e l'anno scorso anche. Adesso io nel futuro non so come sarà, però il problema è che più giochi, meno talleni, automaticamente la velocità viene però meno. Gli ultimi tre campionati sono stati governati dal re Covid, diciamoci francamente. Ha fatto e questa è una la realtà dittatura completamente. Assolutamente vero. Noi ci dobbiamo... Il quarto sarà quello del Qatar, però. Quindi alla normalità torneremo nel 2023-24. Noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, state lì, arriviamo subito. Il secondo, il terzo e il quarto posto non falliscono, specialmente se c'è un Inter come c'è stata fino adesso. No, certo. Però aspetta. Non falliscono. Io capisco, qui si fa passare l'Inter come se fosse il Manchester City. Adesso ricordiamoci, soprattutto come c'è l'Inter. L'Inter ha un punto sul Milan e due sul Napoli. Napoli e due sul Milan. Non stiamo parlando di una squadra che ha ammazzato il campionato. E ricordiamoci a inizio anno, no, si parla dell'Inter come il City. Ricordiamoci che a inizio anno l'Inter ha perso Antonio Conte, Hakimi, Lukaku, Eriksen, e ha dovuto vendere e prendere a zero. 24... E si diceva che era in disfacimento e che si rischiava la Champions League. Quindi non facciamo passare l'Inter come la dominatrice del campionato. Oggi io guardavo il Napoli e la squadra campione, la squadra del Napoli anche in panchina. Il Napoli ha una signora squadra. I cambi che il Napoli ha a metà campo, noi ce li sogniamo. L'attacco che ha il Napoli è un attacco di primo livello. Anche nei cambi il Napoli, scusami, ha avuto, devo sì, poi vado da Massimo, ha avuto vai. Anche insieme col Milan
di infortuni peggiori. E appunto, nelle 24 partite l'Inter è stata più forte, ma io stavo dicendo semplicemente che arrivare terzo, arrivare quarto è diverso che arrivare quinto, sesto. Quindi all'amico Paolino, con tutto l'affetto del mondo, però, gli faccio presente. No, stavo dicendo Roma quello, stavo dicendo che il secondo, fallisce quanto il terzo. Non chi arriva secondo, terzo, quarto. Fate parlare un altro Massimo, perché sennò non si capisce. Invece no. Io ti sto dicendo semplicemente quello che è il perimetro della situazione. Detto che all'inizio dell'anno io davo per favorite l'Inter, il Napoli e la Juventus, prima che andasse via poi Ronaldo, poi dopo che è andato via Ronaldo la Juventus l'ho messa neanche fra le prime quattro. Quindi ho messo nelle favorite, non l'ho messo il Milan, sono sincero, ho messo l'Inter e il Napoli. Detto questo, sono pienamente d'accordo con quello che dice Filippo Tramontana, perché l'Inter, non c'è scritto da nessuna parte che deve vincere il campionato, e mi sembra che qui stia passando un messaggio che se l'Inter vince ha fatto il suo, se l'Inter non vince ha fallito, mentre se le altre arrivano seconde e terze passiamo. No. Fammi finire, però io ti sono stato zitto perché sono in collegamento. Paolo, se conosci bene le dinamiche televisive, come credo che le conosci, ok, dovresti sapere benissimo che chi è in collegamento sicuramente è un pochino più in difficoltà a intervenire, ok? Quindi dico questo, io ho sentito mai la parola crescita nelle parole di Inzaghi. Io Inzaghi l'ho criticato in alcune circostanze, può aver perso delle partite eccetera eccetera con le sue sostituzioni, però Pioli, ok, dico Pioli e dico anche Spalletti, perché se è un amico non me ne frega niente, ok, questa parola crescita in queste squadre non vai da nessuna parte, perché pure Sarri è arrivato secondo ma ha fallito, perché in quell'anno poteva e doveva vincere il campionato, in due anni poteva e doveva vincere il campionato. Il Milan è il Milan, non è il Milan Club Crescenzago, è il Milan, certo. E il Milan deve arrivare a vincere, perché se continua a non vincere, scusami Paolo, ma della crescita credo che anche voi tifosi ne avete piene le palle, perché è inutile continuare a sentir dire e cresco, però intanto perdi Çalhanoğlu, Donnarumma, che sì, forse perdi anche Romagnoli, continui a perdere giocatori e cresci. Vorrei capire dove cresci se non arrivi mai a vincere niente. È quello che volevo dire. E il Milan e anche il Napoli. Ti ho fatto parlare tranquillamente, però caro Massimo, con molta sincerità devo dirti che tu stesso hai esordito dicendo che non avevi messo il Milan fra i favoriti, perché il Milan non è certo la quinta rosa del campionato. Ha avuto anche tutte le disavventure di questo mondo quest'anno, con infortuni. Questo è un mio pensiero. Sì, perché il tuo allenatore, quando è primo, dice che la parola scudetto si può sdoganare. Nel giochetto del pronostico che facemmo qui, lo misi al quarto posto, se andava bene, quarto o quinto posto. Anch'io pensavo questo. Io non ho detto mai che l'Inter, se non vince lo scudetto, ha fallito, assolutamente. Nel modo più, sto dicendo che al netto dei risultati fin qui fatti, l'Inter è la squadra che certamente merita di essere in testa al campionato, è la più forte. No, ma forse io non ho capito. Si sta parlando del fallimento della squadra che non vince lo scudetto, tipo l'Inter, se non vince l'Inter è fallire? No. O si sta ancora sul discorso di quello che ha detto Spalletti? Spalletti, che comunque ha un punto dalla prima. Ma non male! Detto questo, secondo me, Spalletti, quando è andato là, quando ha parlato con la società, ha parlato di un certo obiettivo, sicuramente, che non ce lo viene a dire a noi in televisione, non a noi, a nessuno. No, ha puntato lì perché comunque, come ha detto Antonio Paolino, il Napoli ha fatto degli ottimi acquisti, ha una buonissima squadra e anche Filippo, se non sbaglio. Allora, detto questo, lo sappiamo tutti che quello che si dicono dentro gli spogliatoi tra presidente, parlo all'inizio dell'anno, non è che ce lo dicono poi durante l'anno. Ecco perché io allora ti ho detto, ma stiamo discutendo ancora sul discorso di Spalletti, è certo. È chiaro che loro puntano ad arrivare tra i primi, ma gli obiettivi delle società, anche l'Inter stessa, non è che parte perché è campione d'Italia l'anno scorso, a prescindere delle partenze che ci sono state importanti, non puntano a vincere. Certo che puntavano. Ovvio.
No, però ma tutte dice, queste ma squadre. L'Inter, però, scusa, sì, ma, no, ma sai qual è la differenza? A differenza degli altri, no, l'Inter non dice che l'obiettivo è lo scudetto. Sai qual è la differenza? Non è che dice seriamo quarti Filippo, uguale. Sai qual è la differenza, però? Secondo me, poi può essere anche io non visto così. La squadra in Napoli, no, mi sembra la squadra la differenza è che, come ho detto prima, comunque tu sei a Milano, dove lo scudetto l'hai vinto l'anno scorso, a prescindere dal fatto che sono andati via dei giocatori, l'allenatore importante. A Napoli, Filippo, la conosci anche te la realtà, no? Dove tutti come cioè, no, ma non è una realtà sbagliata. Ma hai sbagliata. Speso 80 milioni discorso, per la punta, il miglior difensore ma ti sto dicendo d'Europa. Adesso, ha hai fatto due portieri titolari. Pazzesca. E allora? Ha fatto una squadra allora, importante. E allora? E sto dicendo che non stanno dicendo questo perché la comunicazione hanno deciso di farla vabbè, così. Vabbè, ma la comunicazione hai può decidere poi dopo, che vuole. Come però, ha detto Antonio Paolino, però, puoi scusa, dire, Jack, ma perché non dicono mai che Jack, devono vincere lo scudetto? Okay, non però, dicono sempre quello che realmente Jack, pensano. Ma loro non vogliono dire solo quello. La differenza tra l'Inter e il Napoli è questa, Filippo. No, ma Jack, allora, ma non è questione di comunicazione. Tu puoi raccontare sì. che un asino vola e noi possiamo anche crederci. Però se il lo punto, racconti bene. Sì, il punto è un altro. Il punto è un altro. Che tu hai il Napoli a 24 partite dal campionato, seconda in classifica, a un punto dalla prima, che è in lotta per lo scudetto, che ha un allenatore forte, che ha due giocatori per ogni ruolo, due portieri titolari. Uno, il portiere di riserva ha pagato 30.000. Ma loro non lo sanno. Ma tu puoi anche raccontarci che sì, cioè, tu, ma c'è. Spalletti puoi raccontarci ma che, te lui ha che se arrivi quinto sei felice. Allora ti faccio ma, secondo te lui ha sbagliato a dir così? Ma lui non è che sbaglia. Ma noi stiamo non discutendo noi quello non che stiamo detto, parlando di Spalletti che sbaglia no, o non sbaglia. Stiamo noi stiamo parlando quello del che fatto dice. Che non si può nascondere più. Ma cosa deve dire? Stasera deve rivolgere le camere che è una delle squadre, ma che è una delle squadre che punta a vincere lo scudetto. Non è che deve dire se non vinciamo lo scudetto non è che deve dire che se perde lo scudetto falliscono perché nessuno fallisce però deve dire che è una squadra che ragazzi lo scudetto lo vince uno a meno che non lo vincono in ma guarda che se dici che sei una squadra che lotta per vincere e il obiettivo è quello non è che ti sparano Filippo ma non ti spara nessuno tu dici che non conta io ti posso garantire che conta tantissimo la comunicazione all'interno di ogni squadra e ogni gruppo è diversa. Lo sai perfettamente sì, Giacomo, che ma noi facciamo una allora, strategia. Bravissima, infatti, se loro hanno attuato questa strategia, noi possiamo discutere, ma io invece ti dico, secondo me fa bene. Io sono d'accordo con quello Barbara, che ha detto Spalletti. Il messaggio di Spalletti era rivolto ai suoi giocatori. No, parlo proprio di comunicazione, cosa, io sono d'accordo. Allora, adesso andiamo in pubblicità e subito dopo la pubblicità mi devi raccontare le tue domande a Mister Pioli. La differenza, abbiamo parlato prima di Spalletti. Spalletti ha una vena di ironia in tutte le situazioni, di sarcasmo addirittura. Ed è vero. Pioli non ce l'ha, questo è vero, no, non Pioli, c'è dubbio. Però al di là del sarcasmo, della tattica, Pioli non piace quando fa conferenza e dichiara gli obiettivi in base al momento. A ottobre diceva che non sa, a domanda sullo scudetto lui risponde quando aveva tipo 10 vittorie e un pareggio, no? Sì. Primo in classifica con 7 punti insieme con Napoli. Insieme al Napoli. Lui risponde siamo forti, siamo molto più consapevoli dell'anno scorso, l'obiettivo è lo scudetto, non so se c'è una squadra più forte della nostra. Sì. Queste le dichiarazioni di Pioli. Cioè, tu dici bravo va bene. Filippo. L'allenatore sta dicendo che punta lo scudetto e che non sa addirittura se c'è qualcuno che può essere più forte del Milan. Ma quindi infatti, si mette pure in pole position. E la sparata grossa. Ma no, la sparata. Ha detto quello c'ha che creduto. Pensava. Se lo pensi, certo. Ma va benissimo. Ma oggi... Però poi, no, fammi finire. Però il problema non è questo, perché io ti rispetto se tu fai così. Ma se poi perdi una partita, o se l'Inter ti supera, o se il Napoli ti pareggia, o se perdi con lo Spezia, e ogni volta dici, no, però attenzione che se... quinto posto, Champions League, il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro. No! Perché due mesi fa non dicevi così, poi vinci un'altra partita, no però noi siamo forti, puntiamo lo scudetto. Cioè io quando sento Pioli a un certo punto non capisco più ti cosa mi sta dicendo.